Questo attore è un camaleonte e un riconosciuto sex symbol di Hollywood. I film con la sua partecipazione sono non standard ed eccentrici, e i suoi modi sono diventati un cult. È strutturato, ma allo stesso tempo plastico nelle sue immagini. Parliamo di Johnny Depp. Che ruolo ha avuto la droga nella sua vita? Quale donna gli ha fatto distruggere una stanza d'albergo dopo la loro rottura? E cosa lo infastidiva di Leonardo DiCaprio? Oggi, sul canale del biografo, parleremo dell'infanzia e della formazione della personalità del talentuoso attore, quali traumi ha attraversato e perché è stato arrestato. Innanzitutto, fai clic sul pulsante di iscrizione e sulla campana per scoprire fatti segreti dalle biografie delle tue celebrità preferite. Iscriviti, siediti e iniziamo! John Christopher Depp II, meglio noto a noi come Johnny Depp, è nato il 9 giugno 1963 a Owensboro, nel Kentucky. Era il figlio più piccolo della famiglia. Depp aveva due sorelle maggiori, Debbie e Christy, e un fratello maggiore, Daniel. L'infanzia di Johnny difficilmente può essere definita senza nuvole. Suo padre, l'omonimo completo di suo figlio, era un ingegnere civile. Lavorava sodo, beveva spesso e si divertiva picchiando moglie e figli. Sua madre, Elizabeth Sue Wells, ha lavorato come cameriera dall'età di 14 anni, principalmente in un bar lungo la strada. La professione e la prima infanzia hanno lasciato il segno. Nell'intervista con Rolling Stone, Depp ha parlato del comportamento violento ed eccentrico di sua madre, così come della loro terribile relazione in età adulta. Sì, ci sono state percosse irrazionali. Forse è un posacenere che ti arriva addosso, forse verrai beccato con il telefono. Depp ricorda soprattutto che sua madre tornava a casa dopo aver fatto due turni. Le massaggiava le gambe mentre lei contava le monete delle mance. Sebbene idolatrasse sua madre, non era cieco al suo comportamento irregolare e alla sua meschinità. Ha detto alla rivista Rolling Stone quello che ha detto al suo funerale. «Mia madre era forse l'essere umano più cattivo che abbia mai incontrato in vita mia». È chiaro che tutte le condizioni in cui Johnny è cresciuto hanno influenzato lui e il suo percorso futuro. L'unica persona con cui il futuro attore aveva uno stretto rapporto era suo nonno paterno, Jim. Lo chiamava affettuosamente Po-Po. Quando era ancora molto giovane, Johnny ricordava di raccogliere tabacco nei campi con lui e di ascoltare i suoi racconti. Con lui ha trascorso tutta la sua infanzia e, quando è morto, il bambino di 9 anni, ha attraversato una vera e propria crisi che si è riflessa nel suo comportamento. Un altro fattore è stato il costante cambio di residenza. La famiglia si trasferiva spesso perché, secondo l'attore, ai genitori non piaceva sistemare e pulire l'appartamento in cui vivevano. Addirittura una volta la famiglia si è trasferita in una nuova casa in fondo alla strada. So how do you adjust? How do you get to be, you know, every if you're going in a different school all the time? Well, it was kind of normal for we didn't know anything else, you know. So for us it was kind of normal. Wow. You know, you'd almost have like the whole neighborhood kind of looking out their windows as we were, you know, carrying, you know, boxes from one house to the next. Were you... All'età di 15 anni, il giovane Depp aveva cambiato diverse città e persino case nella stessa città, spostandosi in totale, secondo le sue parole, circa 40 volte. Quando a suo padre fu offerto uno stipendio più alto in Florida, la loro famiglia si trasferì lì, lasciando tutti gli amici d'infanzia di Johnny nel Kentucky. La mancanza di costanza e stabilità, la perdita di una persona cara, ha portato al fatto che ha iniziato a imprecare costantemente con i suoi genitori. All'età di 12 anni ha iniziato a fumare e ad essere coinvolto nell'alcol. E un anno dopo ha iniziato una relazione sessuale con una ragazza di qualche anno più grande di lui. Quando Johnny ha festeggiato il suo 15° compleanno, i suoi genitori hanno divorziato. Questo lo ha completamente turbato, nonostante il fatto che, come ha detto, odiasse entrambi i genitori. Ha iniziato a prendere ogni droga conosciuta dall'uomo. Tra queste, secondo l'attore stesso, c'erano cocaina, ecstasy, LSD, funghi psichedelici ed erba. La mamma mi ha chiesto di darle degli psicofarmaci. Ho ingerito una pillola di nascosto e ho capito che era l'unico modo per lenire il dolore, ha ammesso in seguito l'attore. Il risultato era logico. L'assenteismo scolastico e l'uso di sostanze proibite portarono all'espulsione dalla scuola. Anche se in seguito Johnny ha detto di aver cercato di cambiare la situazione. I went back 2 weeks later, I thought, you know what, this is crazy, I should go back. And I went back and I spoke to the dean of the school and he said, Johnny, we don't want you to come back. Yeah.
È interessante che Johnny abbia fatto provare della droga a sua figlia Lily Rose Depp quando aveva 13 anni. L'attore considera un atto del genere una manifestazione di un genitore irresponsabile, dal momento che molti ragazzi del liceo dove andava sua figlia hanno iniziato a prendere alcol e sostanze psicotrope dall'età di 12-13 anni alle feste. Aveva solo 12 anni e ha detto che non sapeva cosa fare. Ho detto, ascolta tesoro, se sei a una festa e qualcuno ti passa uno spinello, tu passalo alla persona dopo di te. Per favore, non sperimentare droghe con persone che non conosci. Un evento significativo nella vita del futuro Jack Sparrow è stato un regalo di sua madre, una chitarra elettrica economica da $25 che ha ricevuto per il suo 12° compleanno. Guardando i suoi cugini suonare nel gruppo gospel di suo zio, è diventato ossessionato sia dalla chitarra che dalla musica. È diventato un incentivo e uno sbocco creativo per Johnny. Ha imparato in modo indipendente uno strumento musicale e quando i suoi genitori hanno divorziato e hanno deciso di vivere una vita indipendente, ha lasciato la casa e si è trasferito in una roulotte con il suo amico Sal. Ladies and gentlemen, the party breakers with Mr. Johnny Depp. All'inizio Johnny suonava con piccole garage band, poi formò la sua prima band, che chiamò Flame. A quel tempo gli sembrava di aver trovato il suo posto nella vita, la sua vocazione professionale. Presto si unì al gruppo rock musicale Kids e si esibì nei nightclub con loro. Una volta Iggy Pop ascoltò una loro esibizione e, dopodiché, chiese ai ragazzi di aprire uno dei suoi futuri concerti. La futura star è stata anche colpita dallo stile del rock and roll. Difficilmente rimarrai sorpreso conoscendo il suo modo di vestire, ma il fatto è che per distinguersi non solo nel comportamento, ma anche nello stile, Johnny ha rubato cose dall'armadio di sua madre. Poi rubavo i vestiti di mia madre, aveva tutte queste camicie di velluto stropicciato con maniche alla francese e tipo pantaloni a zampa di Seersucker. In una delle interviste ha ammesso di voler indossare scarpe con la zeppa, ma non riusciva a trovarne. Ma i primi incassi non erano sufficienti per vivere per il giovane. Perciò Johnny è stato costretto ad arrangiarsi con lavori part-time. Ha lavorato in un cantiere edile, ha lavorato come corriere e presto ha trovato un lavoro stabile vendendo penne a sfera. Ma il ragazzo ha dedicato tutto il suo tempo libero alla musica. In soli 4 anni Johnny ha cambiato 14 diversi gruppi musicali. All'età di 20 anni si sposò con Laurielle Ellison, che aveva 5 anni più di Johnny e lavorava come truccatrice. La felicità non durò a lungo. 2 anni dopo la coppia si sciolse a causa del fatto che alla ragazza non piaceva la costante mancanza di denaro. Ma il loro matrimonio è stato il secondo evento significativo nella vita della nostra futura star. Conoscendo i piani di suo marito per diventare un attore, Lori lo presentò a Nicolas Cage. Quando si sono incontrati, era già riuscito a fare esperienza nel cinema. Ha recitato in Rusty il Selvaggio di Francis Ford Coppola e in numerosi altri film. Da quel momento iniziò una nuova tappa nella vita di un giovane che in futuro sarebbe stato citato sia dai bambini che dagli adolescenti, imitando le abitudini di Jack Sparrow. Nel frattempo ha ottenuto il primo ruolo nel film horror che in seguito sarebbe diventato un cult, Nightmare dal profondo della notte. È uscito nel 1984. Johnny ha affermato di contare su un ruolo episodico, considerando la partecipazione al film come trampolino di lancio per la sua carriera musicale. Ma i registi sono rimasti colpiti dalla sua naturalezza e dal suo carisma e hanno offerto al ragazzo il ruolo di Glenn, uno dei personaggi principali della trama. Grazie a questo ruolo, altre figure di Hollywood sono state attirate da Johnny e hanno iniziato a invitare il giovane a girare. E lo stesso Johnny si è letteralmente acceso con la recitazione. Senza esitazione ha accettato l'invito a girare nella commedia per adolescenti Posizioni promettenti, uscita nel 1985. Questo è stato il primo ruolo di un giovane attore in cui ha dovuto fare sacrifici professionali, ovvero recitare nudo. Ma i sogni musicali non lo hanno abbandonato. Volendo risparmiare per un nuovo album, ha preso parte alle riprese di serie televisive come Hotel e The Lady in Blue, nonché al ruolo secondario di Donnie Fisher nel film Slow Burn, insieme a Eric Roberts. Ma non ha funzionato come previsto. Invece di un nuovo album, Johnny ha scelto di spendere soldi per lezioni di recitazione, e non invano, come ha dimostrato il tempo. Migliorare le proprie competenze professionali si è rivelato molto utile. Ciò ha portato al fatto che abbiamo incontrato un giovane nel cast del dramma militare di Oliver Stone, Platoon, dove ha ricevuto il ruolo di soldato Lerner.
Le riprese si sono svolte in condizioni difficili. L'intero processo di ripresa è durato 54 giorni nelle Filippine. Gli attori venivano addestrati come veri soldati. Dovevano imparare a muoversi con l'equipaggiamento attraverso foreste, paludi e rocce, mangiare cibo dell'esercito e dormire nelle trincee. Fu qui che Johnny poté recitare fianco a fianco con attori come Charlie Sheen, Willem Dafoe, Johnny McGinley, Forrest Whitaker e altri. Platoon was like, I was the greatest experience of my life. Working with Oliver Stone was great. It was incredible. I guess it's every actor's dream. Il film è uscito nell'86 e ha ricevuto quasi immediatamente 8 nomination all'Oscar. Secondo la legge della meschinità, quasi l'intera performance di Johnny è stata vittima del montaggio di Oliver Stone. È stata tagliata dalla versione finale del film. L'attore è apparso solo in pochi fotogrammi sullo sfondo e nel ruolo centrale di una sola scena, dove ha lavorato come interprete. Senza perdere la speranza, al ritorno dalle Filippine, ha continuato a fare audizioni. In alcuni casi ha avuto successo. Così, nell'87, Johnny ha recitato nel popolare 21 Jump Street, ottenendo il ruolo di un poliziotto che indaga sui crimini degli scolari. A proposito, un altro famoso attore ha recitato insieme a John. Anche Brad Pitt ha partecipato a questo film, sebbene non fosse il protagonista. 21 Jump Street ha reso il ragazzo molto popolare tra i giovani. Tuttavia, l'attore stesso ha ritenuto che lo spettacolo stesse soffocando il suo potenziale. Non voleva essere visto solo come un adolescente idolo. Interpretare lo stesso personaggio, unidimensionale, è diventato noioso per lui. Johnny ha rivendicato ruoli più eccentrici e significativi, avendo non solo talento creativo, ma anche grandi ambizioni. In un'intervista su 21 Jump Street, l'attore ha parlato in modo scortese della serie. Nelle prime due stagioni ho pensato che stessero accadendo molte cose buone, c'erano messaggi buoni e importanti, ma penso che verso la terza stagione abbia iniziato a diventare un po' da spettacolo, capisci cosa intendo? Ha iniziato a diventare finta, ha iniziato a diventare una brodaglia piena di azione, capisci? Una cosa da commercializzare e inviare. È arrivato al punto che l'attore ha iniziato a commettere buffonate provocatorie per essere licenziato dallo spettacolo. Un giorno ha distrutto una roulotte. Dopo essere stato confinato in una serie televisiva in cui non può interpretare nient'altro che un personaggio in particolare per, sai, 9 mesi, è una cosa che ti farà impazzire. Cercando di sbarazzarsi del ruolo, Johnny accettò felicemente l'invito del famigerato regista John Waters a interpretare il ruolo principale nel grottesco musical Cry Baby. Lì Johnny era un prepotente ribelle, bello, sfacciato e imprudente. Il film musicale è uscito nel 90 e ha ricevuto molti feedback positivi dal pubblico. Un tale passo ha rotto l'idea stereotipata di Johnny come attore di un ruolo ed è diventato un trampolino di lancio per il suo successivo ruolo, che è diventato significativo nella sua vita. Probabilmente hai immediatamente indovinato quale. E mentre non ho ancora spoilerato il film, fermati e scrivi la tua ipotesi nei commenti. Sì, sto aspettando. Nel 1989 Johnny è stato fortunato. È stato invitato al ruolo principale di Edward Mani di Forbice, di Tim Burton. Nonostante anche altri attori abbiano provato a ottenere il ruolo, tutti di grande talento, tra cui Brad Pitt, Robert Downey Jr., Jim Carrey. È per questo ruolo che ricordiamo Johnny Depp quando parliamo dei suoi successi in carriera. I pirati non vengono presi in considerazione e proprio questo ruolo ha portato all'attore 3 cose importanti. Lo ha portato all'Olimpo della recitazione. E anche gli ha portato la nomination al Golden Globe e lo ha presentato a Winona Ryder, con la quale ha legato la sua vita per 4 anni. È interessante che il personaggio principale, un cyborg, interpretato da Johnny, pronunci solo 169 parole per l'intero film. Tuttavia, ciò non impedisce all'attore di mostrarci l'intera gamma di sentimenti ed emozioni che Johnny prova, usando solo una cosa, i suoi occhi. Bene, c'è un'altra cosa importante. Questo ruolo ha aiutato Johnny a stringere una lunga e forte amicizia con Tim Burton, che ha regalato al mondo film come Sleepy Hollow, Charlie e la fabbrica di cioccolato, Sweeney Todd, Dark Shadows e altri fantastici lavori del tandem. Erano 2 menti brillanti e allo stesso tempo 2 uomini con difficoltà di comunicazione, ma con una prospettiva simile. Johnny ha ricordato il loro primo incontro in questo modo.
Dopo aver condiviso 3 o 4 tazze di caffè, inciampando nelle reciproche frasi non finite, ma in qualche modo ancora capendoci, abbiamo concluso l'incontro con una stretta di mano e un piacere di conoscerti. A sua volta, Tim ha detto: Johnny è molto conosciuto come un idolo dagli adolescenti ed è percepito come difficile e distaccato. Come persona è divertente e caloroso, un bravo ragazzo. È un ragazzo normale, almeno la mia interpretazione di normale, ma è completamente l'opposto di questa percezione. Il forte cast, Vincent Price, Alan Arkin, Diane Wiest, ha regalato al giovane attore una nuova esperienza. Con particolare calore ha ricordato di aver lavorato con Vincent Price. Sono diventati molto vicini durante le riprese e hanno comunicato fino alla morte di Price. Ma non era senza curiosità. C'è voluto del tempo perché Johnny si abituasse al suo costume. Questo fatto ha portato a diversi incidenti con la lama. Ad esempio, una volta in una scena in cui il personaggio di Anthony Michael Hall doveva confrontarsi con il personaggio principale, ha accidentalmente pugnalato la mano di Hall. Ma torniamo alle questioni di cuore. Wynonna ha affascinato il nostro eroe. Viso innocente, occhi grandi, indossava persino un anello di fidanzamento e Johnny si è fatto tatuare Wynonna Forever in suo onore. Quando si sono conosciuti, Wynonna aveva 16 anni e Johnny 26. Era un classico sguardo come in West Side Story, dove tutto il resto diventava nebbioso. Quando ho incontrato Wynonna e ci siamo innamorati, è stato assolutamente come niente mai prima. Ben presto divennero una delle coppie più discusse e adorate di Hollywood. Erano inseparabili, passavano intere giornate insieme, leggendo poesie beat, andando in libreria e ascoltando i loro dischi preferiti. Avevano persino la loro canzone, Crazy for You, di Madonna. Like, am I romantic? I've seen Wuthering Heights 10 times. I am a romantic. 5 mesi dopo, Johnny ha fatto la proposta a Wynonna. Ha anche ammesso che Depp è stato il suo primo amore. Quando ho incontrato Johnny, ero vergine in tutto. Lui ha cambiato tutto. È stato il mio primo tutto. Il mio primo vero bacio, il mio primo fidanzato, il primo ragazzo con cui ho fatto sesso. Quindi sarà sempre nel mio cuore, per sempre. Abbastanza divertente quella parola. Ma l'amore non è durato per sempre. A poco iniziarono ad allontanarsi l'uno dall'altro. C'erano diverse ragioni per questo. Il primo è stato il carico di lavoro degli orari di entrambe le star, poiché a quel tempo erano all'apice della fama. Riprese costanti, orari che non corrispondevano. In qualche modo hanno iniziato a trascorrere meno tempo insieme. La seconda ragione sono stati i paparazzi, oltre a voci e pettegolezzi sui giovani attori. Yeah, the loss of privacy, kind of, even more than just the loss of privacy, the sort of aggressive invasion on your privacy, on your private life. A Wynonna sono state attribuite storie d'amore con Gary Oldman, poi con Daniel Day-Lewis sul set di The Age of Innocence. A poco le conversazioni intorno alla coppia su tradimenti, separazioni, fidanzamenti e disaccordi nella loro coppia iniziarono a crescere. Hanno vissuto la rottura in modo diverso. Secondo alcune indiscrezioni, Wynonna avrebbe detto che sarebbe stato meglio per entrambi. Depp, d'altra parte, ha vissuto la loro rottura in modo molto doloroso. Tim Burton, che ha osservato la relazione tra Ryder e Depp, ha notato che quest'ultimo non è più stato lo stesso dopo la loro rottura. Nell'intervista al Los Angeles Times, l'attore ha dichiarato: «È molto difficile avere una vita personale in questa città, il mio rapporto con Wynonna. È stato un mio errore essere aperto come lo eravamo noi, ma ho pensato che se fossimo stati onesti avrebbe distrutto quel mostro di curiosità. Invece lo ha alimentato, ha dato alle persone la licenza di sentirsi parte di esso». Dopo un po', Johnny ha cambiato il tatuaggio da Wynonna Forever a Wine Forever, sostenendo che la completa rimozione del tatuaggio significherebbe la rimozione di questa parte della sua vita con questa ragazza, e lui non lo voleva. Dopo Edward, la carriera del futuro capitano Jack Sparrow salì rapidamente. È stato notato da eminenti registi, e uno di loro era Emir Kusturica, un simbolo del cinema balcanico. Ha offerto a Johnny un ruolo in uno dei suoi film, Il valzer del pesce freccia, uscito nel 93. It's beautiful. Come tutti i film di Kusturica, Il valzer del pesce freccia è diventato un film molto insolito e surreale, in cui Depp ha interpretato un ragazzo romantico che ha seguito il suo sogno, ha imparato ad amare e ha attraversato la metamorfosi della crescita. Anche se il sogno, come il film, è uscito piuttosto insolito. Presentava l'Alaska e un alibut volante.
Nonostante l'eccentricità, il film ha trovato i suoi fan, diventando molto popolare in Francia e ricevendo un premio al Festival di Berlino. Poi c'è stato un tandem con Mary Masterson nella commovente commedia Benny and June, diretta da Jeremiah Cechik, uscita nel 93. Il lavoro successivo è stata la partecipazione alle riprese del film Buon compleanno Mr. Grape, dello stesso anno, insieme al giovane Leonardo DiCaprio. È stato uno dei primi brillanti ruoli drammatici di Johnny, in cui ha rivelato l'immagine di un ragazzo stanco della vita che non vedeva alcuna prospettiva. Certo, fino a quando non ha incontrato l'amore, ha fatto un viaggio con il fratello minore ritardato mentale, interpretato da DiCaprio. How love can also be very painful. It's a fine line between that love and a kind of a resentment and a hatred for the people that you care about. Ricordando la sparatoria, Depp ha ammesso che in quel momento stava attraversando momenti difficili e Leonardo lo ha un po' infastidito. L'ho torturato, davvero. Parlava sempre di questi videogiochi, sai? Te l'avevo detto che è stato un periodo buio. No, non ti darò un tiro della mia sigaretta mentre ti nascondi di nuovo da tua madre, Leo. A poco, Johnny divenne dipendente dalla vita pubblica. Nel 93 ha aperto un club chiamato Viper Room, che doveva essere un luogo per concerti rock. Il club ha rapidamente guadagnato popolarità non solo tra i musicisti, ma anche tra le celebrità. Ci suonavano tutti, dai Guns N' Roses a Johnny Cash. Drew Barrymore, Jennifer Aniston e Uma Thurman sono diventati ospiti frequenti. Il paradiso del divertimento e della baldoria è stato oscurato dalla morte dell'amico di Johnny, River Phoenix. È morto per overdose di droga. C'erano informazioni sulla stampa che, qualche tempo dopo, Johnny si sia incolpato di questo. Forse aveva dato lui stesso la dose a Phoenix. Depp ha commentato rispondendo: «Immagina di vivere con questa cosa». L'amicizia con Tim Burton ha portato all'attore un altro ruolo nel 94. Era la commedia drammatica Ed Wood, dove mostrava il destino del peggior regista di Hollywood, Edward Wood. L'immagine è stata scattata in bianco e nero, il che l'ha resa molto elegante e suggestiva. Il film biografico colpisce anche per il suo cast. Oltre al nostro eroe, puoi vedere Sarah Jessica Parker, Martin Landau, Bill Murray, Patricia Arquette e Vincent D'Onofrio. Stanco di ruoli seri, Johnny si mise volentieri al lavoro, dove poteva divertirsi molto. Per il famoso sorriso da gatto di Wood, gli furono inserite speciali dentiere. Si trasformò in una donna. E liberamente sentito in un tandem di lavoro con un brillante regista. What would Ed have done in situation? How did he like to relax? You know, what was his drink of choice? What kind of cigarettes did he smoke? Did he smoke a lot? You know, just details. And I was even more shocked when she came on the set another day and she brought me a present. And she gave me his wallet. Nonostante il fallimento al botteghino del film, molti critici hanno accolto positivamente il film. Quindi, secondo Rotten Tomatoes, Ed Wood ha un punteggio di 8 su 10 basato su 59 recensioni di critici, il 92% dei quali ha apprezzato il film. Il National Board of Film Critics degli Stati Uniti ha incluso Ed Wood nella lista dei 10 migliori film del 94. Oltre al ruolo insolito che ha portato molti fan al nostro eroe, quest'anno ha regalato a Johnny un incontro con la famosa modella Kate Moss. Questa storia d'amore è stata burrascosa e vertiginosa. Era di quelli che si potrebbero definire sull'orlo. Non per niente i giornalisti hanno soprannominato la loro relazione cocaina. Si sono conosciuti nel 94 al New York Café Table e si sono subito notati. «Sapevo dal primo momento in cui abbiamo parlato che saremmo stati insieme», poi ha detto la modella. Si separarono nel 98. Tutta la loro relazione ricordava le montagne russe, buffonate scandalose, passione, atti osceni in pubblico. Kate si è presentata ai giornalisti con il cognome Depp e Johnny ha parlato ai media dei suoi piani per avere figli. Che fosse davanti alla telecamera o con intenzioni reali non lo sapremo. Ma la coppia non è uscita dalle camere d'albergo per settimane e ha cercato di passare tutto il tempo insieme. «Non riescono a tenere le mani, le labbra, la bocca, le gambe l'una dall'altra», ha ricordato uno degli amici di Depp in un'intervista con la rivista People. Allo stesso tempo erano quasi sempre sotto l'effetto di bevande alcoliche e droghe. Quando qualche tempo dopo, nel 94, la top model annunciò la rottura, Depp distrusse la stanza del Marc Hotel, per cui fu arrestato.
seguì una situazione altrettanto eccentrica, un forte scandalo con la rottura di piatti in un ristorante londinese. La coppia ha deciso di riconciliarsi nello stesso ristorante, facendo l'amore davanti a spettatori ovviamente attoniti. Nel 98 Moss si era già distinta. Ha distrutto una stanza nell'hotel francese Hotel du Cap, dove riposavano insieme. Perché non le era permesso camminare in un corridoio comune in bikini, niente di strano. Cercando di mantenere Kate, Johnny le ha fatto regali costosi, ad esempio una collana di diamanti che ha comprato per la sua amata e si è nascosto tra le natiche. Mi chiedo per quanto tempo ha cercato. La coppia si è lasciata dopo 4 anni di relazione in sordina, senza pubblicità ufficiale. Ad un certo punto hanno smesso di apparire insieme e in seguito si è saputo della separazione stessa. Lo stesso Johnny si è preso interamente la colpa della rottura. Sono così stupido, perché avevamo così tanto da fare per la nostra relazione. Era difficile andare d'accordo. Ho lasciato che il mio lavoro si intromettesse e non le ho dato l'attenzione che avrei dovuto. Certo, mi importa dei miei film, ma quando torno a casa dovrei cercare di lasciarmi alle spalle quella roba. Non potevo farlo, ed è stato orribile conviverci. Fidati di me, a volte sono un totale deficiente. Kate ricorda il loro rapporto con il calore. Sono stata fortunata a stare con Johnny. Mi ha insegnato molto sulla fama. Mi ha detto non lamentarti mai, non spiegare mai. Le avventure amorose non hanno impedito al nostro eroe di seguire il suo sogno di recitazione. Un'altra reincarnazione stava aspettando Johnny nel film di Jim Jarmusch, Dead Man, uscito nel 95. Qui ha dovuto interpretare il timido contabile William Blake, costretto a intraprendere un viaggio mistico, forse postumo. Questo è stato seguito da 2 lavori con Marlon Brando, Don Juan de Marco, Maestro d'Amore, e Il Coraggioso, usciti nel 95 e nel 97. Il loro lavoro congiunto è stato caratterizzato da un'incredibile coincidenza di menti. In un'intervista del 2016, Depp ha ricordato il loro incontro, durante il quale hanno scoperto di essere entrambi grandi fan della commedia di William Saroyan, The Time of Your Life. So, I asked him about it and he said, yeah, he knew, you know, and... So he said, how well do you know it? And I began to recite it because at that time I had memorized it. And so I began to recite this preface in The Time of Your Life. And I got to a certain point and he finished it. Oh. Dopodiché Johnny aprì il portafoglio e tirò fuori un pezzo di carta piegato, un estratto da un libro con la stessa commedia che portava sempre con sé. Sorprendentemente, Marlon ha fatto lo stesso. Gli ha mostrato una cornice in cui c'erano esattamente gli stessi estratti del libro, piegati e riletti molte volte, che aveva portato nella borsa per molti anni prima. Depp rispettava molto e ammirava Brando. Nella stessa intervista, parlando di Marlon, ha detto le seguenti parole. Mi ha capito molto bene e io ho capito lui. Ci siamo collegati su molti livelli, soprattutto sul fatto che nessuno vuole essere una novità. È importante ricordare che Il Coraggioso è stato il primo debutto alla regia di Johnny. Il film era basato sul romanzo The Brave di Gregory MacDonald, in cui l'attore interpretava anche il ruolo principale. Ma questo debutto non è stato facile per lui. Inoltre è stato costretto a investire circa 2 milioni di dollari nella produzione cinematografica, pagando un quarto dei costi totali. Mi sono sentito motivato a fare questo film. Questa è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto. Mi ha quasi fatto a pezzi. Nonostante gli sforzi di Johnny, il prodotto fallì e ricevette numerose recensioni negative. Variety ha definito il film un neo-western turgido e incredibile. Screen International è stato più categorico. L'ignominioso debutto alla regia di Depp striscia sullo schermo per 2 ore come una lumaca, narrativamente inetto e drammaticamente vuoto. Parallelamente, nella carriera di Johnny iniziò una sorta di periodo criminale. Ha recitato nel film d'azione Minuti contati di John Badham, dove ha interpretato il ruolo di un contabile codardo che ha dovuto affrontare una difficile scelta morale ed etica con un inaspettato colpo di scena. In Donnie Brasco, nel 97, Johnny ha lavorato sul set con il famoso Al Pacino. Un gangster esperto e il suo assistente, che in realtà era un agente dell'FBI sotto copertura, hanno formato un'ottima squadra non solo nel film, ma anche sul set. Here it is. If it had been a snake, it would have been. Left. It's Donnie, I'm checking it. Sia Alfredo che Johnny hanno confessato di ammirarsi a vicenda.
In effetti era Al Pacino che per primo avrebbe dovuto interpretare Brasco nel film, ma una volta che Pacino ha deciso di indossare il personaggio di Lefty, l'attore ha consigliato Johnny Depp per il ruolo. Questo si è rivelato un punto di forza del film, perché, come ha sottolineato il grande Roger Ebert nella recensione del film, Donnie Brasco è essenzialmente un film sull'amicizia tra due uomini duri, che difficilmente trovano un'ancora l'uno nell'altro. Il film ha ricevuto recensioni positive dalla critica e successo commerciale, oltre a circa 20 premi e nomination ai festival cinematografici americani e internazionali, tra cui nomination per l'Oscar, la migliore sceneggiatura adattata e l'European Film Award. E qui passiamo a uno dei film iconici di Johnny Depp. Bene, chi l'ha già indovinato? E adesso? Esatto, gente. Si tratta delle avventure allucinogene dei personaggi principali del film Paura e Delirio a Las Vegas, uscito nel 98. La storia è basata sull'omonimo romanzo del famigerato scrittore Hunter Thompson, che l'attore ha letto all'età di 15 anni. Nel 94, Johnny ha avuto l'opportunità di incontrare l'autore stesso. Colpito dalla sua franchezza e stravaganza, al limite della follia, Johnny sentì subito che erano simili. Beh, chi avrebbe dubitato? Secondo lo stesso Johnny, il loro incontro ebbe luogo nel 94 alla Woody Creek Tavern, che si trovava in Colorado. La prima cosa che l'attore ha ricordato del suo amico sono state le scintille emesse dalla sua pistola stordente. Vedo scintille, mi sono reso conto che c'era una pistola, taser e le persone stavano saltando e si lanciavano fuori dal percorso del caos che si stava avvicinando. E ho sentito la voce dire per prima cosa: toglietevi di mezzo, bastardi! È arrivato al mio tavolo e ha detto: come stai? Mi chiamo Hunter. Per prepararsi al ruolo, Depp ha vissuto con Hunter per diversi mesi a casa sua e durante questo periodo si sono avvicinati così tanto che i giornalisti hanno cominciato a chiamarli famiglia. Questa amicizia è durata fino alla morte dello scrittore nel 2005. Dopodiché Johnny ha pagato il suo funerale piuttosto costoso. Il suo prezzo era associato all'insolito ultimo desiderio dello scrittore. Hunter voleva che le ceneri fossero sparate da un cannone, un funerale abbastanza appropriato per una persona del genere. Inoltre ha saldato tutti i suoi debiti e ha prodotto il film Cronache di una passione, basato sull'omonimo romanzo di Thompson. Ha anche svolto un ruolo importante in esso e questo ruolo è stato l'inizio di una serie di guai per il nostro eroe, ma ne parleremo più tardi. Ricordando Hunter Thompson, Johnny ha detto quanto segue. Sapeva che lo adoravo e so che mi amava, quindi potrebbe essere stato in parte figura paterna, in parte mentore, ma direi che la cosa più vicina sono i fratelli. Eravamo come fratelli. Fear and Loathing in Las Vegas è stato nominato per la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 98, ma la giuria, che comprendeva l'ex fidanzata di Depp, Winona Ryder, ha assegnato il premio al lavoro del regista indipendente greco Theo Angelopoulos. La svolta del millennio è stata coronata dall'apertura della stella personale di Johnny sulla Walk of Fame e dalla popolarità sfrenata. Ora poteva selezionare i film e scegliere solo quelli che corrispondevano ai suoi gusti e alla sua visione, selezionando gli attori con cui gli sarebbe piaciuto lavorare. Ma la fama e il successo non hanno impedito al nostro eroe di valutarsi criticamente e di rimanere sobrio rispetto ai suoi risultati. Nel 99 è uscito il prossimo film cult con Depp. Era il thriller mistico The Ninth Gate, diretto da Roman Polanski. L'attore è stato in grado di incarnare brillantemente nel film una nuova immagine per se stesso, un affascinante mascalzone affamato di soldi. The Ninth Gate racchiude le sue paure con uno stile di classe che i personaggi offrono con un'intelligenza sexy e provocatoria. Di incorso potrebbe essere la più grande trasformazione spirituale di Johnny Depp, da odioso a malvagio supremo, e il pubblico esulta per la sua discesa, felice di cavalcare con lui dritto all'inferno. Il film ha portato all'attore non solo un ruolo eccellente. Sul set di The Ninth Gate, Johnny ha incontrato la sua futura moglie, Vanessa Paradis, con la quale ha vissuto per 14 anni e ha avuto due figli. Nell'intervista di Daily Mail, l'attore ha ricordato: indossava un vestito con la schiena scoperta e ho visto quella schiena e quel collo e poi si è girata e ho visto quegli occhi e boom! Hai questa sensazione, non riesco davvero a spiegare cosa fosse, ma ce l'avevo quando l'ho incontrata. L'ho vista dall'altra parte di una stanza e ho pensato: cosa mi sta succedendo? Un anno dopo è nata la loro figlia, la chiamavano Lily Rose Depp. L'attore è cambiato molto, secondo le parole degli amici, ha smesso di bere, droghe e divertimenti oziosi.
Quando ho visto nascere mia figlia è stato il primo momento di totale altruismo che ho avuto. Johnny si è immerso completamente nella famiglia e nell'educazione del suo primo figlio, pur continuando a girare film. Nello stesso anno, nel 99, è uscito un altro famoso film. Era un film horror gotico con Depp, Sleepy Hollow, di Tim Burton. Era un libero adattamento del racconto di Washington Irwin, in cui Johnny interpretava il ruolo dell'agente Ichabod Crane, che indagava sugli omicidi e allo stesso tempo perdeva conoscenza alla vista del sangue. L'immagine di Ichabod era come se fosse dipinta sotto Johnny. Guarda, stravagante, brillante, eccentrico, ha rapidamente guadagnato popolarità ed è diventato un cult. E naturalmente è impossibile non menzionare che attori straordinari come Miranda Richardson, Casper Van Dien, Christopher Lee, Jeffrey Jones e altri hanno lavorato sul set con Johnny. Horseman! Forse è stato grazie al buon lavoro di regia e recitazione che Sleepy Hollow ha raccolto numerosi premi. L'Oscar per la migliore scenografia, il BAFTA per i migliori costumi, Saturno e altri. Dopo le riprese, Johnny aveva ricordi molto belli del suo lavoro e un bonus molto insolito, un cavallo con un occhio solo, compagno di viaggio nel film. Il periodo finale dei film oscuri di Johnny è stato un altro film dell'orrore, La vera storia di Jack lo Squartatore, dove è apparso nell'immagine dell'ispettore Frederick Haberline, un brillante detective tossicodipendente che era anche un chiaroveggente. Sotto lo stupore dell'oppio, vedeva i crimini prima che accadessero, ma non poteva prevenirli. Il lavoro di Albert e Alain Hughes merita davvero attenzione, se non l'hai ancora visto dai un'occhiata ora. La grande interpretazione di Ian Holm, Robbie Coltrane, Ian Richardson e naturalmente Depp non ha dato al film la possibilità di fallire. Anche se alcuni critici con puntura cinica hanno reagito all'approccio di Johnny alla manifestazione del personaggio. Nonostante la vera storia di Jack lo Squartatore non sia stato il primo film storico nella biografia di Johnny, ha colto l'occasione per partecipare al film con grande entusiasmo. Sono un maniaco della storia e ho sempre voluto viaggiare indietro nel tempo, quindi i film d'epoca mi danno questa opportunità. Camminare sul set di Whitechapel, che hanno costruito a Praga, è stata per me l'opportunità più vicina per tornare indietro. Tra horror e vita familiare, Depp è stato coinvolto in diversi ruoli. Così, nel 2000, sono usciti 3 film, L'uomo che pianse, Prima che sia notte e Chocolat. Il ruolo di un prigioniero travestito, nonché di un sadico carceriere nello stesso film, Until Night Falls di Julian Schnabel, è considerato uno dei più scandalosi nella carriera di Johnny. E non solo perché l'attore ha interpretato due opposti in una trama. La pellicola tocca una serie di questioni sociali politiche acute nella vita della Cuba post-rivoluzionaria, mescolate al destino delle persone che sono uscite dal regime. Poeti, artisti, gay. A proposito, per il suo ruolo Johnny non ha preso un centesimo, confermando così l'idea che recitare per lui è prima di tutto un modo per esprimere se stesso e le sue idee. You didn't go to France, did you? Nel 2001 è uscito uno dei lavori più controversi secondo la critica di Depp, Cocaine, dove l'attore ha avuto l'opportunità di lavorare con Penelope Cruz. Qui ha ottenuto il ruolo del contrabbandiere americano George Young. Il dramma, diretto da Ted Dame, era basato su eventi reali e raccontava il percorso di vita del protagonista. Mentre si preparava per questo ruolo, Johnny ha persino visitato George Young in prigione per diversi giorni. Ecco cosa scrisse in seguito su questi incontri. È molto raro nella vita che una persona ti apra il proprio cuore e la propria anima con accesso illimitato ai suoi pensieri, sogni, paure, rimpianti, intimità più profondi. Ancora più raro quando hai appena incontrato quella persona e, perché dell'ovvia situazione, è altamente improbabile che trascorrerai troppo tempo con loro nel prossimo futuro. Quindi, per questo e altro, ho un grande debito di gratitudine nei confronti di George. Cocaine non è stato all'altezza delle aspettative finanziarie. Con un esborso di 53 milioni di dollari ha raccolto solo un po' più negli Stati Uniti e altri 30 milioni in tutto il mondo. Anche la valutazione è stata deludente, al 55% su Rotten Tomatoes, basato su 141 recensioni. E su Metacritic il film ha un punteggio medio ponderato di 52 su 100, basato su 34 critici. Ma Johnny non si è arreso. Successivamente il destino gli ha dato un ruolo che è diventato un cult, l'immagine che è diventata il culmine della sua carriera e in cui ha potuto incarnare tutta la sua maestria e straordinarietà. Sì, questo era il ruolo del capitano Jack Sparrow.
Inizialmente non era affatto importante in Pirati dei Caraibi e Jack Sparrow doveva essere completamente diverso. E se tutto fosse andato secondo l'idea originale, non avremmo potuto godere affatto di un pirata ubriaco, allegro e un po' volgare, ma Johnny ha suggerito correzioni molto non standard all'immagine. Cosa? Da chi Johnny ha copiato i manierismi di Jack Sparrow? E quali buffonate ha fatto Depp sul set? Imparerai tutto questo nella parte 2, a seconda della tua attività, se vuoi vedere la continuazione. Metti mi piace a questo video, scrivi un commento e se vedo che siete davvero interessati alla parte 2, la pubblicherò il prima possibile. E mentre aspetti la seconda parte, puoi fare clic sul video sullo schermo e scoprire come il magnifico franchise di Pirati dei Caraibi ha perso la sua grandezza. Chi è stata la causa del suo crollo? Qual è stato il segreto del successo delle prime parti? Segui il link e dai un'occhiata. Dal biografo, grazie per averci guardato. Ci vediamo.